Allora, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qui per farvi la mia afternoon routine di questo periodo a casa, ultimo periodo a casa direi. Allora, inizia più o meno dopo pranzo, quindi più o meno per le 3 del pomeriggio, e come prima cosa io mi chiudo nella mia stanza e cerco di ricreare l'ambiente lavorativo che avevo durante la mattina, perché faccio una pausa più o meno dall'una alle 3. E poi appunto mi rimetto a lavorare, quindi tiro fuori di nuovo l'astuccio, le penne che mi servono, lavoro un pochino al computer e questa è una cosa che accade quasi tutti i giorni, a meno che non sia da Alice a lavorare nel mio office. È andata avanti così per tutti e 2 mesi, insomma, in cui siamo stati in casa e devo dire che ormai ho trovato una mia, come dire, un mio ritmo per lavorare ed è stato molto rilassante e produttivo, devo dire. Questa parte dura più o meno dalle 3 del pomeriggio fino alle 5 e mezza, 6, poi dipende chiaramente dai giorni. Dei giorni magari finisco alle 5, a volte finisco alle 7, insomma dipende molto. E una volta che ho finito, chiudo tutto e per me è importante, lo sapete, ve lo dico sempre, riordinare la scrivania perché detesto vedere il disordine sopra. Quindi rimetto tutti i fogli a posto, i quaderni, rimetto l'astuccio, metto il computer in carica, insomma faccio tutte le cose necessarie per chiudere, diciamo, questa parentesi. Ogni giorno faccio allenamento, quindi mi vesto insomma da palestra con dei pantaloncini elastici e una maglia semplice a maniche corte. Questo è il mio outfit of the day. E come sapete faccio cyclette, me la sono fatta portare da mio papà durante questi mesi a casa e ce l'avevo in garage prima. Mi metto le scarpe semplicemente. E poi mi metto appunto a pedalare. Devo dirvi che è una cosa molto rilassante. Inizialmente mi dava un po' fastidio farla, mi annoiava, poi ho trovato insomma anche lì il mio ritmo e adesso mi piace molto, mi rilassa, è una parte fondamentale della mia giornata. A volte mi metto a giocare alla Switch perché mi annoio, altre volte mi vedo una puntata di una serie TV, insomma dipende molto. O semplicemente la faccio così, magari chiacchiero con mia mamma dall'altra parte della stanza, dipende. Più o meno la faccio per una quarantina, cinquantina di minuti, dipende molto da quanto sono stanca e da allora, chiaramente. E come prima cosa, appena finisco, vado in cucina a fare merenda perché ho una fame da lupi appena finisco e di solito mangio o uno yogurt o la frutta, anche se vi dico che gli yogurt ultimamente li ho un po' abbandonati perché non mi piacciono più tanto, preferisco sempre la frutta visto che ce n'è tanta e tanto diversa in questo periodo. E quindi mi faccio una pesca e una banana che sì, signore e signori, sto sbucciando io, quindi segnatevi questa data perché capita raramente visto che ci metto tantissimo a sbucciare. E questo è il piattino che mi faccio e di solito se è bel tempo, chiaramente lo vado a mangiare fuori mentre mi leggo un libro. È un momento molto rilassante della mia giornata, dura circa, non lo so, mezz'ora, 40 minuti, dipende molto dal libro, dipende dal mood in cui sono, però questo passaggio, ecco, è immancabile ogni giorno. Tra l'altro in queste ultime giornate c'era un venticello leggero, quindi non faceva nemmeno caldo e si stava veramente benissimo, quasi come stare insomma in una villa o in un parco. Quel giorno specifico era il giorno della doccia e del lavaggio capelli, insomma in generale, che ovviamente non accade tutti i giorni, però tutti i giorni faccio comunque la mia skincare routine e quindi ho deciso di, diciamo, includere tutto. Quindi come prima cosa appunto mi sono fatta una doccia. E ho usato lo shampoo di Mulac che sto cercando di finire anche se non è tra i miei preferiti. Poi questo balsamo capelli di Diego Della Palma che invece mi piace molto. E questo gel doccia di Lush che è favoloso, un profumo buonissimo. Come prima cosa, appunto, appena finito mi tiro sui capelli perché sennò avendone tanti gocciolano ovunque. E con un detergente Foreo, e proprio il Foreo vero e proprio, vado comunque a pulire la pelle perché avendola molto grassa. La doccia, diciamo, non basta, come dire, metterci soltanto l'acqua non è sufficiente, quindi vado veramente proprio a pulirla in profondità. Poi applico una crema viso, che in questo caso è di Kiehl's e garantisce una protezione H24. Poi metto, post doccia, anche un trattamento per gli occhi, per andare a idratare il contorno, insomma, e utilizzo sempre un altro dispositivo di Foreo per applicarlo, che, diciamo, dovrebbe aiutare la circolazione a andare meglio, diciamo. E anche questo è un passaggio molto rilassante. Ci perdo un pochino di tempo, devo dire.
E infine metto un olio per il viso che vi lascia la pelle morbidissima, iper profumata e la mattina dopo quando vi svegliate sembra che avete fatto un lifting, non so, molto particolare. Poi naturalmente procedo con l'asciugare i capelli, in questo caso sto usando il Dyson che ovviamente è la mia fissa del periodo, e sto facendo quasi sempre i capelli con i boccoli, quindi prendo i due coni più lunghi, avendo io insomma i capelli parecchio lunghi, e inizio semplicemente a ricciarli. È un passaggio che richiede più o meno, visto che me l'avete chiesto, tra i 15 e i 25 minuti, dipende molto quanto volete un risultato perfetto, se vi serve per quel momento o per il giorno dopo. Io in questo caso li ho fatti tanto per, ma tanto andavo a dormire, quindi non è che mi abbia visto nessuno. E questo è il risultato finale. Io sono molto soddisfatta. Poi vado in camera e come prima cosa metto gli occhiali e poi metto un burro cacao, perché le labbra sono un po' secche nel post doccia e quindi le vado un pochino a idratare. La mia afternoon routine finisce con me che aiuto mamma a preparare la cena o quantomeno ad apparecchiare se sono inutile in cucina. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia tenuto compagnia e noi ci vediamo alla prossima. Vi mando un enorme bacio. Ciao!